Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino è stato sentito in commissione viabilità all'ARSA, la quarta commissione regionale, sui lavori di ampliamento della strada statale 640, alcune le novità tra le quali 16 chilometri già pronti per essere consegnati, mancano gli ultimi accorgimenti. Novità diciamo che sono poche perché sono tutte questioni che già conoscevamo perché con ANAS abbiamo interloquito fin dal primo giorno del mio mandato, però devo dire che ci sono delle rassicurazioni per quanto riguarda le procedure, stiamo andando avanti e addirittura ci sono 6 chilometri di viabilità che sono pronte per la consegna, mancano solo le barriere, solo che stanno superando delle difficoltà che sono legate alla corresponsione del corrispettivo. Per cui da questo punto di vista ANAS si sta impegnando, ma soprattutto si stanno impegnando le imprese mandatarie, che sono proprio quelle che sono colpite dagli crediti inesigibili, su cui il governo centrale ha fatto la famosa norma salva imprese. Questa norma salva imprese lascia presagire una buona resa ed è possibile veramente entro 18 mesi andare a fine i lavori, per cui le speranze ci sono. Noi comunque staremo sempre a vigilare perché per noi la 640 è diventata ormai vitale. Non possiamo farne a meno, dobbiamo avere tutte le vie aperte perché Caltanissetta in questo momento è isolata. Non possiamo subire le scelte di chi è arrivata prima di noi, che non è stato incisivo, ma soprattutto dei governi passati che hanno dato un appalto così pesante nelle mani di un'impresa che poi si è dimostrata fallimentare.